Elisabetta Cremonini, buongiorno e benvenuta a Pink and Green. Buongiorno Maria Cristina, grazie per avermi Elisabetta, invitato. ma è un piacere perché oggi affronteremo un tema molto interessante. Intanto la presento al pubblico. Elisabetta Cremonini è responsabile HR e responsabile di comunicazione di Oil Italia, che è una realtà italiana, ovviamente, lo dice anche il nome, specializzata in oli e aceti. Cosa vorrei affrontare con lei, Elisabetta? Perché voi state facendo moltissimo per ridurre il vostro impatto ambientale a livello industriale. E ovviamente io vi ho invitato perché parleremo di economia circolare, ma da un nuovo punto di vista, ovvero di quanto la lean manufacturing che voi avete adottato nei vostri processi industriali sta operando sia nell'ambito dell'economia circolare, partendo da un concetto di base molto importante, lavorare al meglio con tutti i vostri collaboratori. E così. Esattamente, Maria Cristina. La Lean Manufacturing, diciamo che in generale ha l'obiettivo e parte dall'approvvigionamento della materia prima fino alla distribuzione del prodotto finito. Quindi cerca l'obiettivo è quello di ottimizzare tutti questi vari processi. Al nostro interno di Olitalia e anche, se mi consente di accettare Giuseppe Cremonini, l'altra nostra azienda nel mondo degli aceti, abbiamo da diversi anni ormai adottato il metodo Toyota, attraverso il quale proprio seguiamo la procedura Lean Manufacturing all'interno della produzione. In che modo? Grazie a una squadra di addetti ai lavori di personale in linea che stanno crescendo giorno per giorno e si stanno adoperando veramente per far sì che i processi produttivi vengano ottimizzati, quindi migliorare, l'obiettivo di migliorare l'efficientamento delle linee produttive giorno per giorno. E questo è un lavoro di squadra che viene fatto attraverso brevi riunioni mattutine. Ed è anche molto importante perché crea, questo è un inciso che faccio, ancora più tra gli addetti al lavoro, squadra, fa più compatta ancora di più la squadra. Si cerca tutti insieme di risolvere il problema. Questo Ecco, questo, ha la sua. Sì? no, dicevo, mi sembra molto interessante perché ovviamente il corpus della produzione deve essere proprio sinergico, compatto, quindi è un nuovo modo di vivere l'industria. Ma proviamo a vedere come l'economia circolare entra in questo contesto, perché anche lì Certo, significa ottimizzare, no? ottimizzare tutti i processi vuol dire ridurre anche i consumi e soprattutto nel nostro caso vuol dire per esempio ridurre l'energia elettrica. Quindi assolutamente la lean manufacturing sì e l'economia circolare in questo senso diciamo che sulla sostenibilità sicuramente la lean ha un impatto importante sulla sostenibilità dell'ambiente. Questo vuol dire anche che voi spiegate passo a passo a chi lavora con voi il perché fate una cosa, il perché siete portati a ridurre degli sprechi o addirittura a riutilizzare degli sprechi, corretto? Diciamo che allora, innanzitutto, sempre parlando di Lean, se Cristina era riferito sempre a questa la domanda, vengono fatte, come dicevo prima, riunioni quotidiane e con dati alla mano, perché qui tutti i giorni vengono monitorati i processi. Attraverso questo indicatore che si chiama OE, che è un indice dove mi segnala la produzione del giorno precedente con quali sono stati i momenti di cambio formato piuttosto che di fermate per problemi alla linea produttiva, oppure nei momenti in cui ci sono state delle aree grigie, ecco, e lì bisogna andare ad approfondire il perché. Ci sono stati dei momenti in cui non abbiamo capito il perché la macchina
ci sono stati dei momenti di fermo, ma macchina. Quindi è un lavoro, ripeto, quotidiano e sempre più in via di miglioramento. Chiaro. Voi in tutto questo contesto avete preso una saggia decisione. Plastic No More sintetizza cosa avete deciso di scegliere, no? Vuole molto velocemente sintetizzare che cos'è questo progetto. Ci proverò anche perché è un progetto che mi sta molto a cuore e grazie per avermi dato questa opportunità. Come dicevo prima, l'Italia è un'azienda che seleziona gli oli e li confeziona, quindi il nostro obiettivo è un obiettivo per noi strategico ormai già da tanti anni, è quello di ridurre l'impatto ambientale attraverso ridurre, diciamo, migliorare gli imballaggi proprio per ridurre, per far sì che siano più sostenibili. In che modo? Noi già dal 2018, grazie anche alla partecipazione della stazione Anton Dor di Napoli, che vede come, diciamo, capofila il professor Silvestro Greco, ci ha accompagnato in un percorso di forte sensibilizzazione su questo tema, la plastica, e che noi l'imballaggio che utilizziamo, quindi il PET vergine, che noi utilizziamo tanto in azienda, quindi abbiamo cercato di capire come ridurre l'impatto sull'ambiente attraverso la plastica. Innanzitutto vorrei citare Coripet, che è il consorzio che ha l'obiettivo di raccogliere e riciclare tutte le bottiglie in PET ad uso alimentare, e noi siamo i primi consorziati come azienda olearia, e quindi l'obiettivo è quello di proprio utilizzare. Quindi cosa succede? Il Coripet raccoglie attraverso degli ecocompattatori all'esterno della grande distribuzione queste PET ad uso alimentare e viene riciclato e rimesso nel mercato. Quindi noi ci stiamo lavorando e pensiamo di entro il 2021 utilizzare una PET riciclato almeno al 50% da 1 litro per essere utilizzato per l'imbottigliamento. Quindi almeno 50% fino a un 100% vuol dire ridurre il PET vergine di 250.000 kg almeno, fino a 500.000 kg di PET vergine in meno che noi mettiamo Sul mercato. sull'ambiente, sul mercato, esatto. Allora. Questo è un primo obiettivo di Plastic No More. Sono un po' forse troppo lunga, quindi No, devo dire. beh, intanto l'abbiamo descritto anche nell'articolo, per cui non si preoccupi, ma mi fa molto piacere che lei abbia citato intanto il professor Silvestro Greco, che conosciamo e salutiamo. Coripet, Monica Pasquarelli è stata nostra ospite in una puntata di Pink and Green, per cui salutiamo anche lei. A lei, Grazie. Elisabetta, do l'ultima domanda per chiudere. Come comunicate tutto questo al vostro cliente finale, che è parte di questa catena? Certo, noi lo comunichiamo attraverso i siti web, i canali social istituzionali, prima di tutto, ma non solo. Chi ci viene a fare visita in azienda può toccare con mano che non esistono, la plastica è stata completamente eliminata, quindi da almeno 2 anni. La direttiva dell'Unione Europea è uscita a luglio, in questi giorni, ma noi già da tempo l'abbiamo adottata e devo dire che tutti i nostri dipendenti già da tempo sono stati formati, sensibilizzati in questo senso e l'hanno accolto immediatamente questo problema. Quindi Quindi lei non dice non esiste. plastica monouso da voi non entra più. Assolutamente non esistono più bottigliette in PET, sono state sostituite da borracce in acciaio e è stata fatta una formazione che credo questa sia alla base di un corretto atteggiamento verso questo materiale che non bisogna demonizzare, ma sapere gestire. Utilizzare al meglio e Utilizzare al soprattutto meglio.
invitiamo tutti a non disperderlo, ma a conferirlo negli ecocompattatori Coripet, perché possono diventare nuove bottiglie Nuove anche bottiglie. di All Italia. Benissimo, Elisabetta, grazie, buon Grazie Maria lavoro Cristina. Vi e mi raccomando, continuate così. aspetto presto in azienda. Grazie. Grazie.